Salve a tutti signore e signori e benvenuti in questo nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Se avete aperto questo video è perché vi occorre un portafoglio. E che portafoglio? Come ben sapete io amo i portafogli slim. Non sopporto quei portafogli grandi, giganteschi, ingombranti. Quasi un anno fa vi ho mostrato questo portafoglio della Bronzi e vi dico che è ancora oggi il mio portafoglio attuale. Se non mi credete ci sono ancora le monetine e le carte di credito. Oggi Bronzi, ringrazio ancora l'azienda che mi ha spedito la nuova collezione, ha fatto un portafoglio ancora più bello di questo, ancora più slim, per l'uomo che non deve chiedere mai. Quindi non sono più nella pelle, unboxiamo questo portafoglio della Bronzi. Come sempre packaging al top. Signori, portafoglio con RFID per le carte di credito. Questo è il sistema di sgancio. Abbiamo questo velluto davvero molto bello, portafoglio davvero compattissimo. Solo per far vedere la differenza, guardate un po' la differenza, come è slim. Mi piace davvero tanto, hanno fatto una bella scelta, un po' azzardata direi, però questo portafoglio penso che sia ideale per quando andiamo in un'occasione speciale, ad esempio quando un uomo ha una giacca e lo inserisce nella sua giacca, perché oggi come oggi i contanti se ne vedono sempre più poco, monete stanno scomparendo, tutto su carta. Ecco, la possibilità di avere l'RFID che serve per non farvi clonare la vostra carta di credito, Bronzi ha fatto davvero un ottimo prodotto. E vi dico, sto utilizzando il portafoglio della Bronzi da più di un anno e non mi è mai dato un problema. Questo è caruccio, ma questo ha un design unico. Comunque qui andranno le banconote e qui possiamo inserire anche le monete. Direi di provarlo, vediamo un po' quante carte di credito ci stanno all'interno. Voi che dite? Non vi mostro le carte per una questione di privacy. Carta d'identità, body bank, posta pay, codice fiscale. Vediamo se ci vanno tutti all'interno. Ok, sono andate tutte le carte. Vediamo un po' il sistema di sgancio rapido. Perfetto, bello, lineare. Anzi, vi dirò la verità, hanno modificato il sistema di sgancio. Mi piace più questo, praticamente dal basso verso l'alto. Invece qui abbiamo uno sgancio laterale e a volte vi dico che quando lo rimanevo un po' aperto così mi cadeva la carta di credito. Questo qui è bello, compatto e non cade proprio niente. Ora inserisco qualche banconota perché vi dico la verità, stasera voglio proprio indossare il nuovo Bronzi. Perché sì signori, un portafoglio va anche indossato. Vediamo un po' quanto oggi. Oh, è stato giorno di paga signori, non è perché voglio mostrarvi i soldi. Ah, se pensate che questi soldi siano stati fatti con YouTube, toglietelo dalla testa. Vediamo un po' come stanno questi soldini all'interno di questo portafoglio così minimale, direi. Ma guardate la particolarità, prima che inserisco i soldi, di questa scritta sul velluto Bronzi. Sono davvero rimasto stupefatto da questo portafoglio. Bello, bello veramente. E se non mi sbaglio è anche in offerta. Comunque, se volete acquistare questo portafoglio, vi lascio il link in descrizione su Amazon. Lo troverete in una super offerta. Vediamo un po', adesso ho inserito 50 euro, una sola banconota. Lo so, voi direte, ma i soldi li devo piegare in questo modo? Ebbene sì signori, siamo nel futuro. E nel futuro i soldi non ci serviranno più. Comunque ci sta, guardate. Ora provo anche a inserire delle monete, giusto per vedere un po' se ci stanno. Direi che questo centesimo non serva. Ormai nessuno più vuole i centesimi. Voi volete le banconote? Qua non voglio neanche più gli spicci. Ora inserisco un 2 euro. Ci sta, davvero bello. Vedete? Qui potete inserire le monete, qui le banconote e qui le carte di credito. Ma voi sapete una cosa? Ora passo tutto dal mio vecchio Bronzi al mio nuovo Bronzi, perché ha davvero un design unico. Bello, mi piace, ve lo straconsiglio, soprattutto se volete fare un regalo e volete fare una bella figura. Va bene sia per un uomo e per una donna, ci sono varie colorazioni, ma guardate giù in descrizione, c'è il link
Direi che per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. Qualsiasi informazione scrivetemi giù nei commenti. Ciao belli!